Buonasera a tutti. Parlare oggi di prigionieri politici palestinesi significa parlare di Israele, significa parlare dell'occupazione israeliana della Palestina. E quando parliamo di prigionieri parliamo di palestinesi nel senso vero della parola, cioè non intendiamo distinguere fra uno di Fatah o di Hamas o del Fronte Popolare o del Fronte Democratico e un palestinese che sta in galera, esattamente come i missili israeliani quando cadono non distinguono fra i palestinesi se questo è di Al-Fatah o del Fronte Popolare, sono nel mirino. Quando parliamo dei prigionieri palestinesi ci sono varie categorie di questo secondo la classificazione israeliana. Allora ci sei quella carcere amministrativa, che è una legge che ritorna all'epoca del mandato britannico, in cui il governatore militare può prendere qualcuno qualsiasi per un'accusa infondata, per qualsiasi sospetto, come succede anche da noi, il fermo di polizia, insomma, però è un fermo diverso perché può durare da 3 mesi anche a 3 anni o a 10 anni. Ogni volta viene rinnovato, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi viene rinnovato senza avere un'accusa, senza avere il diritto alla difesa, senza sapere perché sto dentro la galera. E quando stai nelle galere israeliane c'è un altro discorso che lo facciamo fra poco, perché anche i nostri tempi sono limitati a 10-12 minuti a testa, quindi cercherò di essere molto sintetico. Poi c'è la carcere normale, quella che prendono normalmente, ti prendono perché stai a manifestare, perché hai partecipato a un'attività politica, anche pacifica, ti buttano dentro la galera, un processo sommario, perché basta prendere un bambino di 10 anni e chiederlo, ma tu hai tirato un sasso, un solo sasso, dai dillo così te ne vai a casa. Il ragazzo spaventato, morto di paura, dice sì, ho tirato un sasso, 3 mesi di galera, subito. Questi sono giudici militari, tutto il tribunale militare, e direttamente va in galera per 3 mesi. Poi se viene rinnovato perché non riconosce, non riesce a trovare un motivo, e più l'umiliazione che trova il prigioniero palestinese da quando viene arrestato, il momento, normalmente la maggioranza vengono arrestate presto la mattina, all'alba, alle 4, alle 5 del mattino, quando la gente dorme, il modo di entrare in casa, quando sfondano le porte, sparando in aria, pigliano il ragazzo in mezzo alla sua famiglia, lo prendono, lo trascinano, pendato, legato, buttato dentro un camioncino della polizia, calci, calcette, tutto quello che possono fare lo danno, poi lo portano all'interrogatorio. All'interrogatorio l'umiliazione che subisce anche là, lo raccontava l'altro giorno un compagno palestinese che stava con noi qui, un ingegnere del resto che fa la lotta anche pacifica a Hebron, in modo molto pacifico. Quando lo arrivano, lo legano mani e piedi e pretendono che lui, quando risponde, se vuole rispondere alle domande, deve avere la testa bassa e non guardare mai negli occhi chi lo interroga. Anche questo, dopo 24 ore, mani e piedi legati, buttato per terra, come dice lui, ti paralizza il corpo perché non riesci più a muoverti. Questo è un modo, tutta quella pratica israeliana è contro tutte le convenzioni internazionali. Cioè, dalla quarta convenzione di Ginevra, che obbliga l'occupante a trattare in modo civile le persone che vengono arrestate, con rispetto umano, cioè nel senso che non deve toglierlo quella dignità umana. In Israele succede il contrario, il motivo di carcerarti è un motivo per umiliarti e toglierti quella dignità umana. È questo che i palestinesi fino adesso riescono a rispondere in modo fortemente forte, anche perché quando un calciatore o quell'altro prima, o Hana Shalabi, la donna palestinese, che il minimo di loro ha passato fra 40, 45 e 50 e 90 giorni, 95 giorni, il calciatore Sarsek è riuscito a sconfiggere quella macchina da guerra di umiliazione israeliana. Perché 95 giorni di sciopero della fame non lo sopporta nessuno. Normalmente i medici dicono dopo 30 giorni ormai la causa è finita, insomma. Invece ha resistito, e con la sua resistenza ha dato un grande esempio di due cose: che prima di tutto questo nemico si può sconfiggere anche senza avere una pallottola in mano, senza avere una pistola, senza avere un'arma, ma con la volontà e con la determinazione di dire: io voglio avere i miei diritti, io sto qui in carcere
amministrativa, cioè non ho nessuna accusa, nessuna accusa che mi dici tu hai fatto X. Allora su questo ti mandiamo un anno, due anni di galera, però so che sto due anni in galera. No, tu sei amministrativa, carcere amministrativa, quindi non hai il diritto a niente, neanche a parlare, neanche a visitarlo medicamente. Il medico per visitarlo ci volevano avvocati, tantissime sentenze per avere la possibilità di vedere l'avvocato e portarlo dall'ambulatorio del carcere a un ospedale, neanche per dire ospedale, ma per farlo visitare da un medico che normalmente dice questa situazione, questo prigioniero deve andare via, deve stare in ospedale a curarsi. Ma gli israeliani con questo non hanno mai accettato nessuna cura, nessuno di questi medici, di questi prigionieri. Poi c'è un'altra cosa, il perché, cioè quando uno mi domanda, ma io sono, non mi trattano come un prigioniero di guerra, perché noi siamo in guerra con gli israeliani, loro ci stanno occupando la nostra terra, e quando un paese viene occupato il popolo ha il diritto a resistere, può resistere con le armi, può resistere pacificamente, può resistere con qualsiasi via o mezzo che trova giusto per la sua lotta in quel momento. I nostri, la maggior parte di quelli che stanno in carcere israeliane adesso, nel carcere israeliane, sono gente che ha lottato pacificamente. Ci sono i parlamentari che dovrebbero avere l'immunità diplomatica, dei parlamentari che non possono essere né arrestati né processati in quel modo, del resto non devono essere deportati in un altro paese, perché questi sono palestinesi, vivono sul territorio palestinese, invece vengono buttati nei carceri in Israele, nel Nagab o in altri carceri, nelle peggiori delle condizioni. Quando ci stanno ancora deputati da 14 deputati di Hamas, di quelli di Al-Fatah, del Fronte Popolare, di tutti i compagni che stanno in galera, sono deputati, nessuno ha il diritto di processarli, nessuno può processarli, se non è l'autorità palestinese stessa. Invece vengono processati e buttati in galera in Israele senza motivo, giusto perché appartengono a un parlamento palestinese, e questa è una cosa illegale, illegale come la stessa occupazione. Perché quindi se l'occupazione è illegale, tutto ciò che sta facendo sul territorio palestinese è illegale, dagli insediamenti, dagli arresti, dai muri, da tutto quello che stanno facendo è illegale. Quindi la questione carceraria è una questione molto toccante, perché riguarda persone umane che non hanno niente che dire, io non sono d'accordo con questa occupazione, te ne volete andare via. Quindi se vado a una manifestazione e mi vengo arrestato, cosa ho fatto di male se non è dire non voglio l'occupazione, che è il minimo che un palestinese possa fare oggigiorno, il minimo. Quindi se il minimo vuol dire passare anni di galera, allora qualcuno si deve muovere. Chi si muove in questo settore sono le varie organizzazioni. Un shalit, il soldato israeliano, che ha costato, è diventato il soldato più costoso del mondo, 1400 palestinesi morti a Gaza. Gaza è distrutta all'80%, assedio che dura contro Gaza da più di 5 anni, per una persona sola, una, che il nostro sindaco ha messo la sua fotografia al Campidoglio, ma non ha avuto il coraggio a mettere la fotografia di uno di 4 o 5 mila palestinesi che stanno in galera, perché questi non sono umani, non sono sionisti, non sono israeliani. Allora, se la questione è una questione religiosa è un discorso, se è questione di un'opportunità politica, allora l'Imano sicuramente ha sbagliato, perché l'opportunità politica che dire che 5.000 prigionieri hanno il diritto di essere rappresentati con una fotografia, ma questo non lo pretendiamo né di Alemanno, né di Rutelli, né di Veltroni prima, ma rimane una nostra richiesta che questi 5.000 palestinesi devono uscire dalla galera. E quando le donne palestinesi, una donna è una donna, anche con tutta la cultura arabo-islamica che abbiamo lì, quando viene trattata in quel modo, perquisizione nuda, davanti a un'altra soldatessa che non si sa che tipo di soldatessa è, non per mettere il dubbio della femminilità della soldatessa, ma è una soldatessa è, e quindi denudare una donna e perquisirla è un fatto molto umiliante. Molto umiliante anche per le nostre donne. E con tutto Hana Shalabi è riuscita a essere una delle donne che ha costretto gli israeliani a rilasciarla, perché ha fatto lo sciopero della fame, come altre quando l'hanno fatto il 17 aprile scorso,
era un grande sciopero, hanno partecipato più di 2000 palestinesi in galera e più tutte le manifestazioni che sono successe in tutto il mondo in solidarietà, che ha attirato l'attenzione su una questione molto importante per tutti i palestinesi e credo per tutta l'umanità, perché quando vedo uno in galera senza un motivo, a me mi piange, non è solo che piange il cuore, ma mi si scoppia il cuore e vorrei fare qualcosa per loro. Il discorso è questo: noi abbiamo bisogno, come associazione Amici dei Prigionieri Palestinesi in Italia, di giuristi, di gente che lavora in questo settore, per creare un comitato di solidarietà anche giuridico che vada a visitare queste prigionieri palestinesi, a chiedere di vederle, di farle vedere il loro familiare, farle uscire, alla fine capire quando potranno uscire questi prigionieri. C'è un altro fattore molto importante, mi piace anche sottolineare: i prigionieri di Gaza, i prigionieri palestinesi di Gaza che stanno in Israele, i loro familiari non possono mai vederli, non riescono mai a vederli. Questa era una delle condizioni, delle richieste dei prigionieri quando hanno fatto lo sciopero, che Israele ha risposto sì, ma fino adesso tutto quell'accordo firmato con i prigionieri Israele non ha rispettato neanche un punto, anzi tanti di quei prigionieri liberati con lo scambio di Shalit si sono stati ripresi un'altra volta e buttati dentro la galera di nuovo, e questo è un discorso che Israele, come ci ha abituato, non ha mai rispettato una risoluzione, un accordo. Lo vediamo a livello politico, come lo vediamo in tutti gli accordi che abbiamo firmato come organizzazione per la liberazione della Palestina, che devono uscire dalle città, che devono fare quello, quello, quell'altro, stanno tutti i giorni dentro le nostre città, arrestano, fanno quello che vogliono. La questione di Hebron è una questione molto importante questi giorni, va guardata con occhio molto aperto, perché per 400 coloni davanti a 400.000 palestinesi che vivono in quella città c'è il coprifuoco tutti i giorni, ci sono delle strade come la strada dei martiri che Israele vuole chiuderla, vietarla ai palestinesi. C'è una solidarietà internazionale per riaprire quella strada ai commercianti palestinesi, perché vogliono far morire quella città a livello commerciale, quindi se non lavoro muoio di fame, è quello che vogliono fare gli israeliani. Dall'altra parte c'è un'altra questione, poi chiudo così lascio il tempo agli altri interlocutori. La questione dei prigionieri è anche legata moltissimo a una questione di far costringere i palestinesi a emigrare, cioè farli lasciare la loro terra, perché se tu non riesci a vivere né lavorare e ogni cosa che fai viene buttato in galera, alla fine qualcuno della famiglia comincia a pensare, cioè, ma è possibile che io ogni volta che manifesto mi buttano in galera o mi distruggono la casa o mi fanno quello o quell'altro? Qualcuno ci pensa a emigrare. E ciò che vogliono è sioniste, cioè una terra senza un popolo. E ciò, questo progetto che noi stiamo combattendo dal 1897, i palestinesi, e lo dicevo spesso anche tanti compagni mi prendevano in giro, che è un grande atto di resistenza dei palestinesi starci dentro il territorio palestinese, perché quello è il nostro territorio, lì siamo nati e lì vogliamo rimanere, e lì resisteremo e lì sconfiggeremo in quel territorio, perché quello è nostro e nessuno ce lo può negare, né israeliani né arabi né nessuno, perché questo è il diritto internazionale. Quella terra si chiama, anticamente si chiama Palestina, tale e uguale come la chiamo oggi Palestina, e tale e uguale rimarrà Palestina oggi e domani e dopodomani. Grazie. Sam ha già detto molte cose, io volevo anche dare una traccia dei numeri di cui stiamo parlando. In questo momento i prigionieri dentro le carceri sono nell'ordine, in base agli ultimi rilevamenti, sia da parte delle organizzazioni israeliane che da parte delle organizzazioni palestinesi, Betzalem e Adamer, sono dell'ordine di 4.600, però se si vede che si vanno a considerare i mesi e gli anni, questi ultimi anni, si vede che c'è un aumento, una progressione continua di incarceramenti. 4.600, nonostante siano stati un bel po' liberati, però come diceva anche Bassam vengono poi ripresi, e quindi si è sempre in questo tipo di ordine. Complessivamente dal 67 sono 750.000 i palestinesi che sono passati nelle carceri israeliane, cioè tanti quanto la popolazione che è stata costretta, che è stata cacciata
dalla Palestina. Il 25%, ci sono, il 25% sono donne e il 25% sono bambini. Le condizioni che vi diceva lui sono condizioni da un punto di vista igienico che non pessime, non ci sono diritti, non vengono riconosciuti gli standard internazionali. La cosa più pessima è la detenzione amministrativa che praticamente tiene dentro per anni, e in questa condizione sono parecchi, sono 300 adulti e ci sono anche varie decine di bambini in condizioni di detenzione amministrativa che praticamente non si risolve mai. Per quanto riguarda i bambini, questo qui è un capitolo molto scabroso e di cui Israele, ma anche la Turchia, perché fa lo stesso con i bambini curdi, Israele si dovrebbe vergognare. I bambini sono praticamente, ogni bambino che passa per il carcere israeliano in questo momento sono nell'ordine di 200, circa 200, non sono pochi per un paese, per il numero di abitanti che ci sono. Ogni bambino che passa lì possiamo considerare che la sua vita è rovinata, perché sia da un punto di vista psicologico il trauma è insopportabile, un po' perché inizia nel momento in cui li vanno a prendere, c'è tutto uno studio che hanno fatto gli israeliani su come rendere la detenzione e tutte le modalità della detenzione il più distruttive possibile. Dal momento in cui entrano nella casa di notte, verso l'alba, senza che ci sia nessuna necessità obiettiva di entrare a quell'ora e non di giorno, ma è semplicemente, non è per sicurezza, ma è semplicemente per imprimere un colpo ancora più forte. Prendono questi bambini, magari picchiano il genitore e lì già c'è il padre che comincia a essere visto come quello che non ha autorità, che non riesce a proteggere il bambino. Lo prendono, li legano e stanno legati in condizioni, stare con le mani legate dietro la schiena è una cosa insopportabile, e per di più in posizioni tipo accucciati per terra o seduti nella stessa posizione, che sono insopportabili già dopo qualche ora, e abusati fisicamente, no, sono stati abusati anche fisicamente, abusati verbalmente. Il complesso del trattamento è considerato ormai una tortura, perché tortura quello, lo stato di degrado e l'invasione di terrore che è provocata dal trattamento che operano i soldati israeliani e poi durante gli interrogatori è una tortura, e forse superiore a quella che potrebbe essere la tortura fatta con i congegni fisici. E questo fa sì che quando un bambino esce è un bambino distrutto, difficilmente, dalle testimonianze che io ho sentito, difficilmente un bambino, un ragazzo che esce dalla prigione israeliana, soprattutto se c'è stato parecchi mesi, recupererà una vita normale. E ci sono casi di bambini che si sono suicidati dopo la liberazione, ci sono casi di bambini che si sono suicidati perché attraverso un inganno, spingendoli a confessare pur di ottenere, di tornare a casa, hanno fatto magari dei nomi senza sapere che li facevano, e quindi significa che quando loro escono sono circondati, trovano l'isolamento totale, insopportabile, e si uccidono anche per quello. Cioè tutta una tattica questa che fa Israele per disgregare la comunità, quindi loro attraverso l'arresto dei bambini disgregano le famiglie e disgregano la comunità. E poi applicano diverse, non rispettano assolutamente quelli che sono i diritti internazionali per quanto riguarda i fanciulli, che dovrebbero, i fanciulli sono considerati fino a 18 anni. Per gli israeliani sono invece, cominciano ad essere adulti da 16 anni. C'è una normativa che è stata introdotta nel 2009 che ha
che ha previsto che ci siano trattamenti speciali, diversi, e tutto un profilo giuridico, un profilo di comportamenti diverso tra adulti e bambini. Ma questo non viene applicato ai bambini palestinesi, viene applicato soltanto agli israeliani. Si è detto che anche per i palestinesi l'età massima in cui diventi adulto deve essere 18 e non 16 anni, ma nei fatti questo non viene applicato. E questo è un inganno, e proprio questo si vede come tutto va avanti con inganni, inganni dentro inganni. È un inganno perché nel momento in cui un bambino viene preso al limite dei 16 anni, dei 17, c'è la detenzione amministrativa che senza nessun motivo viene rinnovata, uno diventa adulto e a quel punto si sentono autogiustificati a trattarlo come se fosse un adulto, e in più vengono trattenuti assieme agli altri adulti, quando invece in tutto il mondo i bambini devono essere tenuti in luoghi separati. Quindi questa, secondo me, è la cosa, oltre che per la valenza proprio umana che ha l'incarceramento dei minori, che poi viene fatto per cose che non sono nemmeno tirare il sasso, il bambino poi lo dice per potersi liberare, spesso non hanno fatto nemmeno questo, e la situazione in cui poi si trovano questi bambini, le famiglie stesse, è una situazione che porta ad una, come dicevo prima, ad una disgregazione. Che cosa significa? Recentemente si è cominciato a parlare dei prigionieri palestinesi, prima se ne parlava poco, ed anche nel processo di Oslo questo è stato uno degli argomenti che sono stati più sottaciuti, e su dove gli impegni, quei pochi impegni minimi che erano stati presi, non sono stati rispettati. La lotta che hanno fatto i detenuti è una lotta molto importante, perché anche hanno dimostrato attraverso la lotta, la quintessenza della lotta non violenta, come si possa resistere ad un paese che è armato fino ai denti, perché più che il corpo completamente disarmato, nudo, che perde peso ogni giorno, più di questo nulla che si possa contrapporre più di questo alla forza di Israele. E questa cosa qua ha avuto una valenza simbolica molto forte anche per la popolazione, e la popolazione si è molto stretta attorno ai prigionieri, e ha messo anche in evidenza purtroppo la debolezza delle dirigenze palestinesi, che si dovrebbero preoccupare forse un po' di più, anche se questo è difficile, perché ci rendiamo conto che l'approccio dell'autorità palestinese con gli israeliani, con il governo israeliano, è minato ad ogni passo. Però ha dimostrato che qualcosa di più si può fare, e infatti anche l'autorità palestinese, successivamente a queste prove veramente eroiche, si è mossa un po' di più. Un altro punto che volevo toccare è stato il silenzio totale che c'è stato in Italia, che è stato smosso soltanto quando si è parlato del calciatore, quando erano migliaia, si parla di 1.500-2.000 i detenuti che stavano scioperando, non sono apparse pochissime righe sui giornali italiani, non se ne è parlato. Ci sono stati giornalisti che hanno tentato di fare passare dalla Palestina degli articoli su dei quotidiani di valenza nazionale, ma questi articoli sono stati respinti, e quindi questo mette in luce anche la situazione la situazione di arretratezza in cui l'Italia, il nostro paese sta andando, in cui non si fa più notizia, queste cose fossero successe in un paese, non so, in Russia, in un altro paese, probabilmente se ne sarebbe parlato, invece se queste cose succedono in Palestina non se ne parla. E però fa capire anche, e questo deve essere uno dei nostri punti, come uno dei punti che noi, su cui dobbiamo lavorare, è la rottura del muro del silenzio, perché Israele può fare quello che può fare, perché ha tutta la sua potenza, perché ha la comunità internazionale al suo fianco, ma anche perché noi non riusciamo a rompere questo muro del silenzio, e dovremmo riuscire a farlo un po' di più anche con i nostri governi. Buonasera a tutti.
Ieri sera Al Jazeera ha proiettato un programma che è durato più di 2 ore, non so se qualcuno ha visto o ha sentito, parlando della morte di Yasser Arafat. Hanno scoperto che Arafat è morto avvelenato col polonio radioattivo. E quindi io dico, ma qualcuno si è chiesto come mai, perché Al Jazeera dopo 9 non so quanti anni, proprio in questi giorni ha tirato fuori la faccenda della morte del nostro leader storico, il nostro simbolo della resistenza del popolo palestinese, proprio in questo momento. 3-4 giorni fa ci sono state anche tante mezzi di informazione, hanno parlato di queste manifestazioni che sono state viste, represse anche dalla polizia palestinese a Ramallah, e quindi che Al Jazeera tira fuori questa faccenda della morte di Yasser Arafat proprio in questo momento, che i mezzi di informazione vanno a tirare l'attenzione sulla repressione esercitata dalla polizia palestinese nei confronti dei dimostranti palestinesi che manifestano contro la visita del vice premier Netanyahu a Ramallah, io credo che non è per caso. Ormai tutti sanno e hanno capito che ormai noi siamo da sempre sotto pressione e dobbiamo continuare ad esserlo. Perché succede questo? Perché ormai è chiaro a tutti, c'è un momento di difficoltà che noi stiamo attraversando, che ormai questo processo di pace sotto gli occhi di tutti non va per niente, nonostante che noi palestinesi abbiamo dato tutta la buona volontà perché si arrivi a un accordo di pace in Medio Oriente, però credo che quando Abu Mazen l'anno scorso si è presentato alle Nazioni Unite a chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina come sulla base dell'opzione che tutti noi parliamo e tutti noi ripetiamo sempre come soluzione del conflitto medio orientale, due stati per due popoli, la risposta degli Stati Uniti, di Israele e anche dell'Europa, purtroppo anche dell'Europa, è stata subito quella che Abu Mazen non doveva presentarsi, non doveva fare quella richiesta, e quando siamo riusciti a far passare questo riconoscimento all'UNESCO, subito la risposta degli Stati Uniti, che ha parlato Obama, che è andato a parlare delle ore all'Università di Al Cairo della pace e della soluzione pacifica in Medio Oriente sulla base dei due stati per due popoli, subito ha tagliato fondi all'UNESCO, subito ha minacciato Abu Mazen e i palestinesi che non devono più fare questi passaggi, non devono fare più queste richieste. E quindi tu che parlavi prima delle due misure, due pesi, due misure, questo è sempre stato. Io dico, spesso noi di sicuro abbiamo commesso tanti sbagli, abbiamo delle responsabilità anche grosse, però chi non riesce a capire il contesto nel quale noi viviamo e noi andiamo avanti, e credo che alla fine sbaglia nell'analisi e sbaglia anche nella conclusione. Io credo che chi non ha capito ancora che Israele è semplicemente un progetto capitalista, imperialista, colonialista dell'impero, io dico sempre dell'impero, prima della Seconda Guerra Mondiale era dell'impero britannico, inglese, e dopo la Seconda Guerra Mondiale di quello USA. Infatti io mi ricordo un mio compagno che è passato qua per Roma, che raccontava di questa riunione che il 28 e il 29 c'è stato questo vertice europeo, mi sembra a Bruxelles, nel 1907. Su invito del ministro degli esteri inglese, mi sembra Chamberlain si chiamava,
A un certo punto questo ministro dava ai suoi ospiti un foglio sulla quale c'era questa cartina del Medio Oriente. Allora tutti i suoi ospiti si sono meravigliati, perché stavano per chiedere: ma come mai noi ci riuniamo per discutere dell'Europa e tu ci dai questa cartina del Medio Oriente? Infatti lui diceva: è proprio qua, è qua il futuro. Infatti, se voi vi ricordate, gli inglesi dopo 10 anni, il 1917, fecero quella famosa dichiarazione di Lord Balfour, che testualmente e praticamente impegnava il governo di Sua Maestà per creare un focolare ebraico per i sionisti ebrei in Palestina. E lì tutto partito. E quindi tutti sanno ormai Israele è un progetto che ha un compito, ha un ruolo. Finché c'è il canale del Suez, ci sono pozzi del petrolio, la questione del petrolio e queste ricchezze naturali del mondo arabo, e quindi c'è bisogno di questo Israele forte, potente come quello che è attualmente. E quando questo Israele perderà questo ruolo, secondo me sarà il primo ad essere sacrificato. Spero che tanti in Israele e qualcuno anche fuori di Israele abbia capito questa faccenda, e quindi prevede, parla anche del prossimo futuro di questo Stato sionista di Israele. Infatti noi abbiamo sempre ritenuto, ripetuto, che l'unica garanzia perché Israele esista, continua ad esistere, abbia un futuro in questo Medio Oriente, secondo me non la potenza delle armi, degli eserciti, le bombe atomiche non hanno mai garantito la sicurezza e l'esistenza di nessun Stato e di nessuno, e questa ce lo insegna la storia umana. E quindi noi diciamo praticamente l'unica garanzia perché Israele esista e va avanti, secondo noi, un accordo di pace in modo, prima di tutto con i palestinesi e poi col mondo arabo. Purtroppo né gli israeliani, né quelli che mantengono lo Stato di Israele, che lo appoggiano, che lo mantengono a tutti i livelli, finora vogliono capire e magari vogliono lavorare sulla base di questa questione. E quindi il conflitto va avanti. Noi palestinesi, spesso è vero, e credo che in modo particolare il movimento che io rappresento stasera, credo che abbiamo fatto una rivoluzione, per noi Arafat l'ha sempre chiamata, non so se avete mai sentito dell'incontro che fece Arafat a Abu Jihad con il maestro Mao Zedong nel 64 a Pechino. Lo stesso Mao Zedong, quando Arafat gli spiegò e gli chiedeva consiglio, cosa ne pensi di questa nostra eventuale riuscita di fare rivoluzione in questo contesto, in questo mondo arabo, Mao Zedong, dopo un po' di silenzio, disse: è impossibile, è impossibile. Infatti Arafat da quel giorno, dal 64, l'ha sempre chiamata la rivoluzione dell'impossibile. È questa la questione palestinese, e quello che viviamo noi da ieri, oggi, anche, spero, non dico il domani lontano, ma il domani prossimo. E questa situazione purtroppo continua ad esistere, noi continuiamo a vivere una situazione veramente drammatica, tragica a tutti i livelli. Però tanti dimenticano quello che noi abbiamo di fronte, perché spesso sfugge a qualcuno che noi affrontiamo lo Stato di Israele, quello che rappresenta lo Stato di Israele. Noi tanti dimenticano che noi affrontiamo la questione ebraica, la Shoah e tutto il resto, della quale noi non abbiamo nessuna responsabilità, però alla fine noi stiamo pagando il prezzo di tutta la storia, la tragica storia che hanno subito, che hanno vissuto i nostri fratelli ebrei. Non è colpa nostra, però alla fine stiamo pagando noi. Però
il mondo purtroppo non riesce, dopo tutti questi anni, dopo decine e decine di anni, a trovare una soluzione a questo drammatico problema. E noi continuiamo a dire, la questione palestinese è la questione morale di questa umanità e di questo mondo, e questo mondo crudele che non vuole affrontare, non vuole, continua a comportarsi in quella maniera, la politica delle tre scimmie. Io non sento, non vedo, quindi non parlo. Per questo Israele riesce a fare tutto quello che ha fatto. Bassam ha parlato di Shalit, quello che ha costato Shalit, una cosa veramente assurda, nessuna mente sana umana la può accettare, però e succede. Infatti Israele fa delle cose che non possono essere accettate da nessuna parte del mondo e da nessuno essere umano che viene definito fra virgolette libero, onesto, non lo so, progressista, democratico. Però Israele va avanti, dopo tutti questi anni è riuscito a far passare questi messaggi veramente distorti, e quando si parla di palestinesi ormai terrorismo, terroristi, e quando si parla di criticare minimamente la politica aggressiva, criminale, repressiva israeliana, subito viene tirata fuori questa etichetta antisemitismo, che per niente non c'entra, persino, non lo so, dei responsabili di primo grado in Italia e in Europa hanno sempre cercato di far passare il messaggio aiutando questo Stato di Israele, dicendo antisemitismo uguale ad antisionismo. Noi abbiamo sempre detto no, la nostra lotta non è mai stata una lotta religiosa, noi non abbiamo mai lottato contro gli ebrei perché sono di religione ebraica, gli ebrei sono sempre stati in passato, oggi e domani, sono i nostri fratelli con il quale abbiamo vissuto, continuiamo, vogliamo continuare a vivere. La questione è tutta un'altra cosa. Noi lottiamo contro questo movimento, questa ideologia sionista che ha basato tutto su basi razziste. Infatti il movimento sionista, tanti non si ricordano, che è stato condannato dalle Nazioni Unite nel 1975 come un movimento razzista, quel movimento che ha creato questa è la terra promessa, la Palestina è la terra promessa da Dio al suo popolo eletto, quello ebraico. Noi non accetteremo mai, e credo che ogni uomo libero, onesto, non potrà mai accettare queste affermazioni che veramente hanno portato disastri non solo a noi ma anche agli ebrei stessi. Per questo io dico, è vero, noi stiamo attraversando un brutto momento, però non tutte le colpe sono nostre. Noi praticamente abbiamo, noi che abbiamo fatto partire la lotta armata, noi che abbiamo usato le armi per liberare la Palestina e creare lo Stato democratico dove ebrei, cristiani e musulmani possano vivere con uguali diritti e uguali doveri, e rimane per me la soluzione unica, migliore in assoluto per il problema medio orientale. Purtroppo non dipende da noi. Però adesso noi stiamo attraversando un momento storico, difficile, per questo abbiamo scelto un'altra forma di lotta, la lotta popolare, pacifica, per arrivare anche ai diritti, al riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese, riconosciuti da tutti, dall'ONU, dalla comunità internazionale. E purtroppo è una lotta, non è facile da condurre. Israele non lascia lo scambio, non lascia lo spazio a fare nessun tipo di lotta. Bassam e Loretta hanno parlato di questa gente che lotta in modo pacifico, in modo a parole, però Israele non accetta nessun tipo di lotta, perché Israele, che vuole essere riconosciuto, e condanna coloro che parlano, spesso hanno fatto persino delle leggi in Europa contro sul negazionismo. Israele continua non a violare, a negare ogni diritto, ma a negare l'esistenza del popolo palestinese, perché quando non accetta
riconoscimento dello Stato di Palestina all'Assemblea Generale dell'ONU, e quando si ritira dall'UNESCO perché ha riconosciuto lo Stato di Palestina, vuol dire non vuole riconoscere l'esistenza della Palestina e del popolo palestinese. Quindi noi stiamo attraversando un momento difficile, sì, ma secondo me le difficoltà nostre possiamo superarle, come abbiamo sempre detto, come ha sempre affermato il nostro leader simbolico, il simbolo della nostra questione palestinese, Yasser Arafat, ha sempre detto: l'unità nazionale palestinese è l'arma più potente per affrontare e far fallire questi complotti imperialisti, complotti sionisti e reazionari. Per questo io dico, fra di noi possiamo anche non andare d'accordo su tante cose, però dobbiamo sempre discutere, dobbiamo discutere fra compagni, fra amici, della stessa lotta, della stessa, per raggiungere lo stesso obiettivo. E quindi non è accettabile e non è immaginabile far vedere e far sentire certe cose che veramente spesso creano molti problemi nel nostro campo e nel nostro fronte. Io credo che certe cose vanno sempre risolte, affrontate nella maniera democratica, in maniera, io, però la cosa più importante per me è quando si può anche sbagliare, però la cosa più sbagliata è generalizzare. Non si può mai dire tutto sbagliato o tutto giusto. Le cose, c'è sempre la cosa relativa, anche nella discussione interna fra di noi. Per questo io dico, però prima del discorso della democrazia, non andare o andare d'accordo, secondo me dobbiamo avere il rispetto di uno di noi nei confronti dell'altro. Credo che la nostra lotta è una lotta giusta, e la causa palestinese, la sua forza, non abbiamo né armi né bombe né bombe atomiche né eserciti, ma la nostra forza proprio accade perché è una causa giusta, la sua giustizia, la sua giustezza, la sua forza. Per questo io dico, anche quando non andiamo d'accordo dobbiamo continuare a parlare, a discutere in modo democratico sulla base del rispetto, perché è la nostra questione comune, la questione della pace, della giustizia per noi, anche per gli altri. Però io dico, questo partito, questa federazione, questa Italia ha un ruolo. Purtroppo noi stiamo andando male, ma anche, non dico, anche questa Europa non sta andando bene, perché credo che dobbiamo tornare a lottare in maniera diversa da come stiamo lottando in questi ultimi tempi. E credo che la storia ci ha dato ragione e ci dà ragione, però credo che dobbiamo tornare a lottare come una volta, e tutti insieme io credo che ce la facciamo. Mi rifaccio ad alcune suggestioni che ho avuto dai vari interventi. Bassam ha fatto riferimento a Shalit collegandolo ad Alemanno. Io purtroppo vorrei che fosse così, vorrei che Alemanno avesse dato la cittadinanza onoraria al soldato di un esercito occupante, Shalit, perché Alemanno è un uomo di destra, di estrema destra. Probabilmente, certamente non è figlio della nostra Costituzione, probabilmente neanche gli piace molto rispettarla, ma voi sapete che l'intero Consiglio Comunale del Comune di Roma, appunto, ha votato sì, compreso, che so, il nostro amico Tarzan, ha votato sì alla cittadinanza onoraria del soldato Shalit. Secondo me è una cosa gravissima, veramente molto grave. Io non so se, come diceva Lenin, la verità è rivoluzionaria, so che le menzogne sono reazionarie, questo è sicuro. Allora, la verità è comunque scomoda, però qualche volta serve dirla, perché ci aiuta a non fare altri errori. Allora, dire che Shalit diventava cittadino onorario di Roma e non avere opposizione dalla sinistra significava dire che, per motivi io non so quali, ma certo non nobili, né politicamente né moralmente, per qualche motivo si è scelto di dire va bene. Dire va bene a questo significava dire
diamo un calcio all'articolo 11 della Costituzione, perché un soldato occupante non bisogna fare voli pindarici per capire che è qualcosa che confligge con lo spirito della Costituzione tutta e in particolare con l'articolo 11. Questo credo che ce lo dobbiamo dire, come per esempio ci dobbiamo dire che oggi il presidente della provincia, nonché papabile al nuovo sindaco Zingaretti, che piacerebbe probabilmente a molti di noi votare, perché certo c'è l'incubo alle mani dall'altra parte, oggi Zingaretti premiava un certo numero di studenti, la premiazione consisteva in un viaggio in Israele dove avrebbero imparato come uscire dalla crisi. L'iniziativa si chiamava proprio Impariamo da Israele. Ora, imparare da uno Stato che occupa un territorio e impedisce non soltanto la conculca ai diritti del popolo palestinese, ma impedisce qualunque forma legale, anche la più veramente la più moderata, come quella di Abu Mazen di cui ci ricordava Youssef. Allora, dire imparare da questo Stato, ma che cosa significa se non prendere a calci tutte quelle che sono le istanze di un modello diverso o comunque semplicemente civile di sviluppo della società? È una cosa gravissima. Tra l'altro veniva presentato un libro, un libro di due giornalisti, che siano ebrei conta poco, ma insomma due giornalisti che sono invece, questo conta, sono consulenti del governo americano, intendo statunitense, questo conta un po' di più, e veniva presentato questo libro il cui titolo è Startup Nation, cioè come si fa una nazione pioniera. Ma le nazioni pioniere noi lo sappiamo che cosa significano. Per esempio l'America, nazione pioniera, ha sterminato un popolo, quello che ci stava. Ma noi dobbiamo imparare da questo Israele? I nostri giovani ventenni o ventitreenni o ventiquattrenni devono andare in Israele per capire come si rende, ce lo diceva anche Vendola mi pare, no? Come si rende un giardino con l'acqua degli altri, quello che invece prima era un deserto? Beh, secondo me è molto grave. Certo, c'è come dire, un grosso pericolo nel fare la critica a Zingaretti. Il pericolo è, e allora che facciamo? Votiamo Alemanno? Ma quanti anni sono che per paura che succeda il peggio scivoliamo sempre più giù? Ci ricordiamo, scusate, lo so che non sarò simpatica per quello che sto dicendo, ci ricordiamo... Io, essendo adulta, mi ricordo, allora ero ragazzina, ma insomma, manco troppo, me lo ricordo. Mi ricordo che nel 78 Berlinguer disse che il salario doveva diventare variabile del profitto. Dove siamo arrivati? E tutti rispettiamo Berlinguer, ma quella era una cosa molto grave. Ci ha portato a roba da Fornero. Probabilmente, con questo non voglio certo distruggere Berlinguer, mi pare chiaro, ma voglio dire che scivolando si può arrivare sì come no, ma non voglio attaccare questo discorso, voglio dire soltanto che si scivola, beh comunque c'è anche il 77 di Lama, no? In ogni caso non voleva essere questo il discorso, stiamo parlando di Palestina, è vero che c'è sempre un sistema di vasi comunicanti, perché quando poi non ci si rende conto della gravità del comportamento di un Obama, che è pure premio Nobel per la pace, rispetto alla Palestina, non ci si rende conto che stiamo distruggendo i concetti base della democrazia, che riguardano anche noi. Ecco, questo mi sembra fondamentale. Quando si dice, giustamente come stavano dicendo tutti i relatori, quando si dice due pesi e due misure, va bene, ma quante volte questi due pesi e due misure, con tutta la rabbia che possiamo provare dentro, con tutto il desiderio di cambiare, però non abbiamo la capacità di metterci insieme per cambiarlo e quindi indirettamente facciamo passare i due pesi e due misure. Ritorno alla Palestina. Noi cerchiamo di fare tutto ciò che è possibile affinché il mondo, quello che fa, quello degli opinion maker in poche parole, in qualche modo parli di quello che succede. Lo facciamo con i nostri viaggi fastidiosi, come quello che è stato il Welcome to Palestine, o benvenuti in Palestina del 15 aprile, dove siamo stati bloccati addirittura all'aeroporto. Allora, io perché sono stata bloccata? Io presiedo un'associazione umanitaria, un'associazione che ha come scopo fondamentale quello di adottare a distanza i bambini che sono stati resi orfani dall'esercito israeliano. Allora sono così pericolosa? Sono stata bloccata all'aeroporto.
con me sono state bloccate all'aeroporto altre persone che non avevano certo la fedina penale sporca. Qui abbiamo una compagna che è stata fortunata, non è stata bloccata all'aeroporto, quindi è arrivata a Tel Aviv, è stata così fortunata che a Tel Aviv è finita in galera come una malvivente, perché ha detto vado in Palestina. Terribile parola che non si poteva dire. Quanti giornalisti italiani democratici, quanti intellettuali alla Saviano o alla Travaglio, vabbè Travaglio è pure di destra ma pure Saviano non scherza, si sono risentiti di questo. Noi cittadini italiani liberi non eravamo liberi di dire passo qui perché questa è servitù di passaggio, ci passo perché sono costretto, perché la Palestina è un fondo chiuso, perché Israele ha distrutto l'aeroporto che c'era, quello di Gaza, ha inglobato quello di Calandia, non ho altre possibilità, quindi io non vengo in Israele, io voglio andare in Palestina e lo dico, vado in Palestina e loro mi portano in galera. Quanti italiani si sono risentiti per questo? Almeno, che so, un quarto di quelli che si sono risentiti per la morte del nostro mercenario, almeno un quarto, anche un ottavo mi sarebbe bastato. Il problema è che la morte del nostro mercenario è stata trattata in un modo vergognoso, al contrario, così come vengono trattate in modo vergognoso, con vergogna vera, altre situazioni. Allora, come facciamo a uscire da questo? Cioè, quando si riuscirà a capire che il problema palestinese non è un problema, come dire, da affrontare per pura solidarietà, che per carità è importantissimo, ma è un problema da affrontare anche per la sopravvivenza della nostra stessa democrazia. Allora forse riusciremo anche a superare quelle divisioni che diceva Youssef, sapendo che ci sono, per carità, ma che vanno affrontate in modo trasversale. Solo in questo modo, forse, riusciamo a far capire a coloro che un po' di sensibilità ce l'hanno, i sionisti e filosionisti, per carità, non c'è problema, ma non sono neanche i nostri referenti, a coloro che un po' di sensibilità ce l'hanno, forse in quel modo riusciremo a far capire che il problema palestinese è anche un problema italiano. Vi ringrazio. Grazie a Patrizia.